Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco, il canale è Anna e Marco Vita in Inghilterra. Noi siamo due persone semplicissime che nel 2017 ci siamo spostati dall'Italia per venire a vivere qui nel Regno Unito. Vi avviso già che questa sarà una miniserie fatta da tre video, in quanto tratteremo questi tre argomenti, quindi il risparmio, come abbiamo fatto anche a fare un po' più soldi, pur essendo persone appunto normalissime e vivendo da e lavorando come dipendenti e come io personalmente sto anche investendo il mio denaro. Magari può esserti utile. Faccio un disclaimer, in quanto io personalmente non sono un esperto di finanza e non mi reputo neanche un esperto. Quello che senti in questo video è puramente frutto della mia esperienza che voglio condividere con te. Potrebbe esserti magari di spunto come idee o come abbiamo fatto noi per, diciamo, mettere da parte qualcosa e per avere una libertà finanziaria che abbiamo attualmente raggiunto chiaramente. E giustamente ti avviso già che sotto a questo video c'è un link dove io percepirò una piccola commissione se tu vorrai accedere al piano di Revolut. La carta che vedi alle mie spalle è la carta che io utilizzo per diversificare il mio denaro, in quanto vado anche a risparmiarlo creandomi anche dei piccoli portafogli al suo interno. Va detto una cosa importante, che il denaro è uno strumento, quindi ci sono utilizzi diversi che noi andiamo ad applicare al denaro. Quindi Revolut mi aiuta a creare dei piccoli portafogli per ogni singola cosa, ma lo vedremo più avanti. Innanzitutto bisogna andare a capire che cosa significa risparmiare. Risparmiare, se noi andiamo a vedere come ci dice Google, risparmiare innanzitutto significa usare con moderazione, quindi non è solo il denaro. Immaginate anche risparmiare tempo, risparmiare fatiche, risparmiare appunto le forze, risparmiare l'acqua. Io personalmente sono un gran riciclatore anche di cose, le riutilizzo, le rivendo, mi piace recuperare acqua, infatti ho delle taniche. Risparmiare è anche questo, è soprattutto questo, è una conseguenza quella che se andiamo a risparmiare qualcosa, che sia tempo o forze o che ne so, qui ci sono degli esempi, per esempio bisogna risparmiare il latte perché sta per finire, il tempo, distribuendo appunto opportunamente gli impegni. Tutto questo poi, l'effetto sul denaro, diciamo che è una conseguenza delle azioni che andiamo a fare e dello stile di vita che andiamo a scegliere. Io lo dico sempre perché sembra una cosa un po' magari strana o scontata, però fateci caso che chi vive in modo magari minimalista, stando attento, da parte si ritrova magari con un bel gruzzoletto, pur vivendo comunque una vita semplice, non facendosi mancare nulla come abbiamo fatto noi in questi anni. Ecco perché mi va di condividere con te queste cose un po' particolari, cioè che penso sia utile alle persone anche sapere come hanno fatto a partire dall'Italia. Ragazzi, io che adesso ve lo dico un po' più avanti nel video, e facevo il dipendente, ho messo da parte 6 mesi di una piccola percentuale del mio stipendio per avere l'opportunità di reinvestirli, questi soldi, come diciamo progetto di vita tra me e mia moglie. Se io non facevo così, non riuscivamo a prendere l'aereo, venire in UK e coprire i costi di un mese. Devi fare un piano d'azione. Non si parla assolutamente di fare i tirchi, questa immagine l'ho scelta apposta. E perché non serve a nulla essere tirchi, anzi si vive male perché da un punto di vista emotivo, soprattutto, sei sempre lì a combattere con te stesso alla fine per accumulare, ma diventa una malattia quando puoi benissimo comunque risparmiare, vivere una vita dignitosa, stando magari attento. Devi soltanto scegliere cosa è veramente utile nella vita, o necessario appunto per andare avanti. Se una cosa non ti serve e la compri, lì butti via i soldi. E come invece al contrario, una cosa ti serve perché veramente ti serve, ne hai bisogno, ne faresti anche buon uso, però sei lì che non vuoi spendere, e quello sì è fare i tirchi o appunto gli spilorci, come si suol dire. E secondo me non ha senso e si vive male. Perché? Perché giorno per giorno avrai bisogno di quella cosa. Non è che poi
scappa, il tuo desiderio rimane lì, però dice no, non voglio spendere, no, però mi serve, si vive male. L'importante è fare scelte appunto sensate per le cose che ci servono, le proprie necessità, diciamo. Ora invece passiamo al dunque del discorso. Io parlo per persone semplici, nel 90% dei casi, ragazzi, siamo tutti dipendenti, quindi abbiamo un lavoro che noi andiamo a vendere il nostro tempo alla fine, perché questa è la verità, noi vendiamo il nostro tempo che ci viene pagato in base alle nostre, come si dice qui, skills, cioè le nostre capacità valgono tot. Allora, in questo caso, io per esempio sono un magazziniere, quando sono arrivato qui all'inizio non potevo pretendere un lavoro migliore che non fare il primo lavoro che capitava, a me andava bene, perché comunque è stato un po' come vincere alla lotteria, perché vuol dire che il mio investimento, cioè risparmiando 6 mesi che ho lavorato in Italia e mettendo via i soldi, poi quando ci siamo mossi di qua e ho coperto tutte le spese e mi sono dato da fare e ho trovato il mio primo lavoro qui in UK, ecco che il mio investimento è stato quello di risparmiare, venire di qua e riuscire a trovare lavoro, il primo che capitava. Ragazzi, ho fatto lo spazzino io, eh. Perché? Perché il mio inglese era veramente a livello base, per cui tutto quello che arrivava è un po' come gli stranieri che arrivano da noi in Italia, che magari non parlano molto bene italiano e qualcosa sicuramente trovano. Adesso la situazione dell'Italia si sa com'è. Io almeno la scelta che abbiamo fatto sia io che Anna, quindi sia da dipendente che da imprenditore, perché sono stato anche imprenditore, piccolo imprenditore. Sia Anna, che lei ha studiato all'università, è laureata a pieni voti in lingue, però non si trova nulla. Quindi ho voluto dare questa opportunità anche a mia moglie, quindi ho investito anche per lei e ci siamo dati l'opportunità di venire di qua, perché se non lo fai e rimani lì a piangere sul latte versato, non ne uscirai mai. Quindi devi darti da fare tu, devi tu cambiare il mondo che ti è attorno, devi crearti tu un tuo mondo ideale e quindi quello di scegliere di fare un passo dove magari un salto nel buio si sa, però non si sa mai nella vita. A noi per ora ci è andata molto bene finora, cioè bisogna dire la verità e quindi ragazzi, il fatto è che non avevamo poco nulla, ripeto, siamo partiti con 2 valigie, io lo dico sempre questo piccolo aneddoto, e oggi abbiamo una casa, era vuota, l'abbiamo arredata, abbiamo preso due macchine, non ce le avevamo, in banca abbiamo un piccolo conto, siamo dipendenti, non siamo ricchi sfondati, però abbiamo fatto scelte appunto sensate in base alle nostre capacità e risparmiando e investendo in cose veramente utili. Questo ti fa crescere. Ovvio che devi anche dedicarti a te stesso, se hai qualcosa che ti piace, puoi farlo, ma devi dedicare una percentuale a quelle alle spese che diciamo vuoi. Se per esempio, non so, adesso voglio dire, ti piace andare al cinema, ti piace comprarti un vestito o vorresti prendere qualcosa, devi dedicare un piccolo portafoglio anche per quelle cose lì, che è giustissimo, ci mancherebbe, altrimenti non, uno vivrebbe solo per lavorare e risparmiare, cioè non è neanche vita quella. Quindi, ripeto, non sono un esperto, però penso sia un argomento molto utile. Qui si parla praticamente di budget familiare barra personale. Perché bisogna fare budget? Perché, ragazzi, è fondamentale. Noi, tra l'altro, veniamo da una cultura, io parlo per me, ma vale per tantissime persone e penso che molti si ritrovino su questa cosa. Che noi in Italia, la nostra società, sia la scuola sia le famiglie, a meno che non parliamo di livelli molto alti, quindi gente che è già abituata a fare business o persone che comunque sono figli di industriali, persone che magari hanno già una certa cultura finanziaria e lì hanno la famiglia che gli insegna a dividere i soldi. Perché se io ti do 100 euro di paghetta, all'epoca erano 100.000 lire, e nessuno ti insegna, guarda che 20, mettili via e non toccarli, e nessuno lo fa. Hai 100.000 lire, uno esce e si compra quello che vuole e domani saranno 1.000 euro che spendi. Infatti, tante persone prendono lo stipendio, cosa fanno? Prima si comprano i vestiti, vanno a farsi belli, vanno in discoteca, vanno di qua di là, rate della macchina, tipico, e arrivano a fine mese che sono pari. E questo è il problema. Il vero problema è che non è che prendi 1.000 euro
e sei lì pari pari e dici, ma non ce la faccio di qua di là. Devi riuscire a vivere con 800 e quei 200 metterli via, che è quello che abbiamo fatto io e Anna. Devi eliminare il superfluo, elimina le sigarette, sono un sacco di soldi, ragazzi. Per esempio, sono tutti esempi. Mi raso i capelli da 10 anni. Fate un conto, quanto sono? 10 euro, sono circa 1500 euro in 10 anni. Non fumo, non bevo, non butto via soldi inutilmente e mi tolgo altre, diciamo, sfizi, perché magari ho qualche passione, per esempio ogni tanto a me piace, mi compro qualche bel gioco in scatola, oppure mi sono comprato degli strumenti musicali, ho investito sulla telecamera, ho investito cioè, cose che io reputo utili e che sì, che più o meno ci lavoro ed è una mia passione, ma vedremo anche questo. E dopodiché, appunto, devi fare il passo in base cioè, alle gambe che ti ritrovi, perché non puoi pretendere di più dalla vita. Cioè. E c'è anche gente che guadagna magari 10.000 euro e sono pari. Poi c'è quello che magari guadagna 1.200, però lui riesce ogni mese a mettere via 200-300. Dei due è molto più ricco quello che guadagna 1.200. 1.300 e magari fra 10 anni ha da parte 30-40 mila, perché è così. Allora, adesso vi faccio vedere come praticamente ho iniziato senza rendermene conto e senza praticamente informarmi su YouTube. Solo in seguito sono andato su YouTube, adesso infatti seguo alcuni canali di ragazzi tra l'altro giovanissimi e che hanno anche avuto un buon approccio, diciamo, allo studio della finanza. Cosa che io non ho mai avuto perché, ripeto, la mia famiglia non ha avuto la cultura finanziaria, diciamo, ma quasi tutti, potrei elencare tutti gli amici che ho, che tutti quanti più o meno sulla stessa barca. In Italia è così, bisognerebbe andare in Giappone. In Giappone hanno la cultura del risparmio e della consapevolezza di cosa consumiamo, di cosa buttiamo, che è assurdo, cioè, invece in Italia non l'abbiamo mai avuto. E dunque, alla fine io ho capito questa cosa e ho cominciato a farlo ancora quando ero in Italia assieme con Anna. Praticamente ti arriva lo stipendio va in banca, da lì giustamente dentro alla banca, diciamo al conto che abbiamo in comune, diciamo conto familiare, arrivano tutti e due gli stipendi nella stessa banca. Lì devono assolutamente uscire tutte le spese, quindi luce, acqua, l'affitto, tutto quello che avete. È molto molto importante, se vuoi cominciare a risparmiare, che se hai qualche rata di qualcosa, di solito sono le auto o qualcosa che comunque stai comprando a rate, concentrati 100% solo lì, perché è fondamentale che questa cosa sparisca il prima possibile. Perché le rate sono un costo che noi andiamo a pagare con gli interessi di solito a un istituto finanziario, tipo una banca o un istituto di credito. E in quel momento lì sono loro che ci stanno guadagnando su una cosa che hai voluto tu. Quindi è fondamentale chiudere tutti, diciamo, i debiti. La prima cosa è quella. Dopodiché, almeno personalmente, noi abbiamo fatto. Parlo sempre dalla banca, un conto di risparmio, conto deposito, diciamo che è familiare. Quello lì, una volta che sono pagate tutte le cose, tutto, tutto, e devi automaticamente, una volta al mese, metterti da parte dei soldi. È un fondo, che potrebbe essere un fondo di sicurezza. L'ideale sarebbe se riuscissi almeno a coprire, almeno tra i 6 mesi e un anno del tuo stipendio o dello stipendio di tua moglie o la tua compagna, perché è fondamentale che per caso se succede qualcosa è una forma di assicurazione che tu ti sei creato e quindi sai avere 10 o 15 mila euro da parte e mi faccio un incidente, speriamo mai di no, oppure la ditta chiude, ma hai almeno un anno per trovare lavoro, intanto vai avanti. Quindi fondo sicurezza è fondamentale. Dopodiché, almeno noi personalmente, ed ecco che qui arriva la famosa Revolut, che io sto utilizzando da ben 2 anni, ormai mi trovo benissimo perché non ha costi,
È velocissima, fa i prelievi e i movimenti istantaneamente, puoi cambiare i soldi in un sacco di oltre 100 valute istantaneamente, puoi comprare cripto, puoi comprare oro, puoi fare anche investimenti, piccoli investimenti. Io non lo faccio mai, però puoi farlo. E non sono esperto su questo settore qui, quindi ti lascio il link qui sotto. E dove puoi andare a controllare tu stesso l'offerta di Revolut, che io la trovo eccezionale come carta. Questa è la mia Revolut. È una bella carta. Tra l'altro anche contactless, è veramente fantastica, mi trovo molto bene. Ora parliamo un po' di perché risparmiare. Facciamo questa piccola premessa. Facciamo finta che abbiamo un sogno. Questo sogno è, appunto, di solito una bella macchina oppure un'auto nuova, sì, un'auto nuova, cambiarsi, non so, la cucina, quello che volete, qualsiasi cosa abbiate in testa, ok? Quello è il nostro obiettivo. Però non sappiamo come arrivarci, almeno il 90% delle persone non lo sa, anch'io non sapevo come si faceva. Adesso ho imparato, come si vede nell'immagine, ho scelto apposta questa immagine perché le strade sono tantissime e tutte in confusione, però sappiamo bene che l'obiettivo è quello lì. La cosa che dobbiamo imparare a fare è stabilire obiettivi intermedi, ok? E dare della precedenza alle cose che sono appunto veramente utili. Così, un po' alla volta, cominciamo a definire il quadro di cosa ci è veramente utile per raggiungere quell'obiettivo. Un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è di avere un metodo, perché se noi rispettiamo un metodo e con il metodo abbiamo la disciplina ferrea, bisogna rispettarla, altrimenti non ci arriveremo mai, e facendo così otterremo quell'obiettivo. Ci vorrà magari tempo, magari anni, però d'altra parte, se non ti sacrifichi, non ottieni nulla. La più bella immagine, secondo me, è quella di un pugile. I pugili sono tutti bravi, ma campione, ma quanto ha lottato per arrivare lì? Non è che può far finta, deve sapere dare i pugni, deve sapere parare, deve sapere muoversi, deve sapere bilanciare il proprio peso corporeo, deve creare la propria struttura anche di consapevolezza dei movimenti, capire i suoi limiti. E tra l'altro i campioni diventano campioni proprio perché vanno a battersi con i campioni, non si battono con quelli più piccoli. Se vuoi ottenere qualcosa nella vita, devi lottare. E il risparmio è esattamente la stessa cosa. Devi avere disciplina e dire non tocco 100 euro al mese, facendoti chiaramente dei portafogli. E dopo ovviamente di destinare una piccola parte per ogni cosa. Quindi, una volta che abbiamo capito il metodo, quindi abbiamo un metodo per raggiungere quell'obiettivo, dobbiamo rispettarlo. Una cosa che io ho cominciato a fare appunto è dalla banca mi arriva una percentuale del mio stipendio, che è pari al 20%, ok? Che faccio uscire automaticamente ed entrare dentro in Revolut. Da lì, se vuoi, puoi anche cambiarli in dollari, in euro. Io ho i pound, quindi. E dopodiché dedico una percentuale a un piccolo fondo di sicurezza personale, quindi mi succede qualsiasi cosa, i 100 euro, i 100 pound ce li ho, 120, 200, è un piccolo fondo che dedico lì, da quel 20% del mio stipendio. Dopodiché, in automatico mi partono altri due diciamo, bonifici. Che sono due investimenti. Uno è molto buono perché stiamo parlando di quasi il 12% di interesse. L'altro invece ce l'ho al 6,75%. Parleremo di questi due investimenti in un altro video. Tre video sono che devo portare di questa serie, quindi questo è del risparmio. Poi c'è quello lì per fare soldi in modo veloce, diciamo abbastanza veloce, senza anche diventare matti con internet, però è molto semplice. E un altro invece è quello sugli investimenti. Una volta che abbiamo investito questi soldi, dobbiamo farlo in modo automatico. E poi una piccola percentuale l'ho chiamato come portafoglio svago. Quindi
Mi arrivano i soldi in banca, dalla banca mi escono il 20% del mio stipendio. Questo 20% del mio stipendio viene tagliato in varie proporzioni, chiaramente, tra investimento, fondo sicurezza e fondo svago. Quindi ho tutte le mie, diciamo, parametri sotto controllo in modo totalmente automatico, sempre grazie a Revolut, e io sono tranquillo, non posso andare oltre. È quello il problema di tanta gente che va oltre e dice: oh, beh, ho 500, 1000, spendo. E ragazzi, è lì che vi fregate. Invece dovete accumulare un budget, altrimenti non ce la farete mai a raggiungere appunto i vostri obiettivi. Noi abbiamo fatto così, lo stiamo facendo ancora adesso. Anche Anna ha la sua Revolut. Quindi ragazzi, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Scrivetemi sotto come fate voi, come dividete per caso le vostre finanze, se lo fate, se fate certi investimenti. Io personalmente sto facendo investimenti, in più ho almeno ho due attività parallele oltre al mio lavoro da dipendente. E così mi ritrovo ad avere chiaramente un po' di soldi da parte. Quello che abbiamo costruito in questi anni è stato grazie anche a questo sistema che è semplice però è molto efficace. E quelli che dicono: ma i milionari, se faccio una piccola premessa, i milionari, diciamo, la gente abbiente, la gente che può permettersi un sacco di soldi, è anche vero che sono arrivati a un livello tale che paradossalmente, se spendono 10.000 euro di affitto di casa più le spese, quello che è, magari arrivano anche a 20.000, ma hanno un tenore di vita, hanno entrate, quindi un cash flow di 100, loro vivono benissimo, hanno un 80 di differenze che possono vivere bene, tranquillamente, anche se vanno leggermente un po' più in giù, non succede niente. Noi, comuni mortali, diciamo, persone che hanno un lavoro normalissimo, al contrario, ci troviamo, per esempio, prendetela sempre con le pinze, che se hai 1.500 di stipendio, più o meno, 1.200-1.500, ma hai 800 di affitto, bollette, luce, acqua, tutte le cose, il cibo, spostarti, e arrivi pari, sei lì, quindi il nostro tenore di vita è sì, è abbastanza buono, vai avanti, ecco perché non riusciamo ad andare di più. Bisognerebbe portarlo almeno che spendi 200 di tutto, ma dovresti trasferirti in un paese dove il tenore di vita costa molto poco, però dovresti anche tenerti il tuo guadagno da 1.500 e vedi che è un gap che non è possibile, perché dove vivi sicuramente sarai dipendente o di una ditta, oppure lavori presso un ufficio, anche se fosse smart working, è la stessa cosa, non puoi ambire a qualcosa di più, ma dovresti crearti delle entrate, come ho fatto io e sto facendo, e anche Anna sta facendo, diciamo, alternative che ti slegano il tempo del tuo lavoro dipendente con un'entrata passiva. Per esempio, io proprio questa notte a me sono arrivati, te lo dico, 10 pound dormendo, quindi a me fa piacere, non arriverò sicuramente molto più in là. Se per caso i video di YouTube cominciano ad andare molto bene, anche quella potrebbe essere un'entrata ulteriore. Chiaro che devo raggiungere cifre importanti. Ecco, spero che questo video ti sia piaciuto, lasciami il like, noi ci vediamo nel prossimo video, passa su Instagram se vuoi. Il prossimo video invece lo dedicheremo appunto agli investimenti. Quelli che io faccio sono tre semplicissimi e alla portata di tutti quanti. Poi investimento, bisogna fare una parentesi anche dentro all'investimento, perché investire vuol dire anche comprare appunto cose che ti servono, magari per a lungo termine, e anche quello è un investimento. Ok? Per esempio, la tagliacapelli che mi sono comprato tanti anni fa con 19 euro, ancora funziona, sono 10 anni che ogni, paradossalmente ogni mese a me rende, mi faccio barba e capelli, quindi mi rende 10 anni, 10 anni che vado avanti, quello è un investimento. See you guys!